96 sedute, 24 disegni di legge, 17 mozioni, 142 ordini del giorno approvati. La conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, è stata l'occasione per illustrare alla stampa l'intensa attività dell'Assemblea legislativa nel 2022, oltre che per fare un primo bilancio della legislatura che sta giungendo al termine. Il Consiglio conferma anche quest'anno la linea della sobrietà. Con la restituzione alle casse della provincia di oltre 2 milioni di euro, il totale complessivo delle risorse risparmiate destinate alle famiglie più bisognose, dal 2019 ad oggi ammonta complessivamente 10,5 milioni di euro. Grande successo ha riscosso il programma delle visite guidate con le scuole, che ha coinvolto complessivamente 3.400 studenti, che nell'anno 2022-23 si stima supereranno l'impressionante soglia dei 5.000. Nell'ambito del percorso di dialogo con le scuole è stato felicemente sperimentato quest'anno anche un progetto di amministrazione concreta dove i ragazzi stessi sono stati promotori di proposte di legge e dell'elaborazione di nuovi modelli di governo, nel contesto delle attività promosse in occasione dei 50 anni dal secondo statuto di autonomia, celebrati proprio nel 2022. Sicuramente abbiamo fatto una chiusura perché questo è l'ultimo bilancio della legislatura, il prossimo anno è un anno elettorale. Devo dire che per me è stata anche una grande soddisfazione perché insomma, abbiamo fatto dei progetti come consiglio che hanno avuto un notevole successo, mi riferisco alle scuole, mi riferisco al mondo degli anziani. Devo dire che poi abbiamo fatto anche un risparmio in questi 4 anni, abbiamo risparmiato di un bilancio annuo di circa 13 milioni e mezzo, abbiamo risparmiato 10 milioni e mezzo in 4 anni e questi soldi sono stati lasciati in disponibilità alla giunta provinciale appunto per aiutare tutte le famiglie che hanno avuto difficoltà, anche perché sono stati 4 anni non semplici, da Vaia, Covid, purtroppo la guerra, l'aumento del costo dell'energia, al costo della vita, insomma sono stati 4 anni che hanno veramente messo in difficoltà anche la nostra provincia autonoma di Trento. Fortunatamente noi abbiamo anche delle disponibilità e con queste disponibilità abbiamo aiutato sia i comparti economici che anche le persone, che chiaramente le famiglie che hanno difficoltà. Tra i motivi di orgoglio della Presidenza anche la programmazione culturale. La zona espositiva di Palazzo Trentini ha conosciuto un'annata particolarmente ricca di eventi con ben 9 mostre, tra le quali il Presidente ha ricordato con affetto l'ultimo impegno del fotografo Piero Cavagna, improvvisamente scomparso pochi mesi fa. Il prossimo anno, un anno elettorale, vedrà il Consiglio provinciale alla guida del Dreier Landtag, che si terrà a Riva del Garda il 14 e 15 giugno 2023. Un appuntamento importante, ha detto Kaswalder, anche per consolidare e rafforzare le competenze dell'Euregio. La conferenza stampa è stata infine l'occasione per uno scambio di auguri da estendere a tutti i trentini. Il prossimo anno, se posso fare un augurio, innanzitutto che la guerra possa cessare in maniera definitiva, anche perché non vorrei che di questa guerra ci si abituasse, che sarebbe veramente un dramma. Auguro poi a tutte le persone, a tutti i trentini e trentine la salute, perché credo che sia un tema importante, perché quando si ha la salute si riesce a affrontare tutte le difficoltà, e auguro a tutti i trentini di poter raggiungere i propri obiettivi. E dopo, visto che siamo anche in tema di feste, auguro a tutte le persone che sono nel nostro Trentino, tutti i nostri ospiti che sono nella nostra valle, di poter trascorrere qualche giorno in serenità, in tranquillità, per poi ripartire per il 2023 per raggiungere tutti gli obiettivi a cui loro ci tengono molto.